Tonfon, Camezin, Secchiari, Garzelli, Guerini, Clavero, Noè, poi Podenzana, Miceli, Faresin, Rubiera, Piepoli, Bettini, Frigo, Tronca, Codolle, Garcia. Questi due uomini che compongono il gruppo di testa. È scattato un corridore. Ed è Bettini, Cerqueti. Primo piano. Sui pedali. Gianni. Dietro Festina, con poi dopo Camenzin, poi vedo in quinta posizione in questo momento Miceli. Abbiamo effettuato la svolta a sinistra, è cominciata la salita tremenda, impegnativa della linea. Bettini al comando, rimaniamo sugli uomini di testa, vediamo chi è che si muove per primo. È Bettini, che era stato l'ultimo ad accodarsi, è stato il primo ad attaccare. Hai giustamente detto, e mi rivolgo a Davide Cassani, non demorde questo ragazzo. Allora, ecco qua Pantani. Pantani con, vediamo, Secchiari, si limita a controllare Zülle, Bulbarelli. Frigo e Podenzana sono i primi a perdere contatto, hanno già 30 metri da recuperare, a voi. Ed eccoci su Bettini, su Camenzin, questa è la testa della corsa, e poi c'è Jecker, tre uomini al comando, un Jecker che mi sembra abbastanza affaticato, mentre pedala bene sia Bettini che Camenzin. Poi mi sembra, mentre eccoci al cartello degli 8 chilometri, ultimi 8 chilometri di questa 18ª tappa, mi sembra che Pantani per il momento miri a controllare soltanto Zülle. È sulla ruota di Zülle, poco distante anche Tonkov. Si controllano, attendono il tratto più impegnativo. Ora passeranno la statale e passeranno per il centro di Tesero. Ed eccoci con un Miceli pimpante ancora là nelle prime posizioni. Jecker, ve l'avevamo detto, mi sembrava che la sua azione si fosse notevolmente appesantita, e infatti si stacca subito. Ora il forcing è del campione svizzero Camenzin, mentre pedala ad agilità Bettini, ripetiamo, l'ultimo ad arrivare, il primo a scattare, riscatta ancora Bettini, siamo nel tratto in salita, qualche problema naturalmente data la tappa, data l'altimetria di questa tappa. È sempre Bettini in prima posizione con Camenzin in seconda. Dove siamo? Siamo a Tesero, centro storico di Tesero, pavé, adesso c'è anche un tratto in pianura, poi riprende la salita, siamo ormai a 7500 metri dal traguardo. Soprattutto gli ultimi 4 chilometri sono terribili, pendenze sul 12-13%, ed è proprio per questo che Tonkov, Zülle, Pantani si mantengono a ruota dei propri compagni di squadra. Mentre vediamo in coda il gruppo, il capitano d'Italia Faresin, con lui c'è Codolli, incomincia a perdere terreno anche Meyer. Bulbarelli, chi è che si stacca? Si è staccato anche Piepoli, mentre oramai hanno perso definitivamente contatto Podenzana e Frigo, a voi. Ed eccoci sui due battistrada, siamo ormai ai 7 chilometri, l'avventura dei due potrebbe anche concludersi positivamente, perché nessuno dei grandi si sta muovendo. Bettini. Gianni. C'è collaborazione fra Bettini e Camenzin, ora il campione di Svizzera in testa, lo segue Bettini che è partito con il primo scatto, è stato già riassorbito Jecker, a te la linea. Bettini. Ed eccoci, appunto, si voltano, guardano, controllano, non ci credono, siamo ai 7 chilometri, hanno paura di vedersi arrivare subito nella scia Zülle, mentre ora vedete Garzelli, poi eccoci con la maglia verde, poi gli uomini della Festina che ritornano al fianco di Zülle. Zülle marcato stretto da Pantani, il vantaggio dei due battistrada è cronometrato in 15 secondi, come puntualizza la nostra grafica. Testa della corsa, vedete Bettini in prima posizione, Camenzin in seconda, poi abbiamo detto 15 secondi il ritardo del gruppo che aspetta ancora. Aspetta il tratto più impegnativo. Bettini, ho il timore che non possa resistere, neanche all'andatura di Camenzin, che sta adesso salendo molto bene. Adesso è Garcia Casas con Zülle, con Pantani, vedete proprio Zülle, Pantani e Tonkov, con Miceli che sta stringendosi le scarpette.
tra un po' potrebbe scoppiare la bagarre. Nuovo attacco, mentre Tonkov allora, Pantani marca Zülle, Tonkov marca Pantani. Ecco che il colombiano si sta riportando al comando. A questo punto mi devi spiegare perché si era poi lasciato riprendere, mentre lo spagnolo Garcia, che ora si incarica di proseguire, di tenere sempre alta l'andatura. Ricordiamo, la tattica di Zülle è tenere alta l'andatura per evitare i micidiali scatti di Pantani. Ci riuscirà? Questo è il problema. Io ho il timore che negli ultimi 4 chilometri perda qualche cosa. Cepe Gonzalez ha aspettato il gruppetto perché lo lasciavano lì a 20-30 secondi. Pianura, lui non è un passista. E mentre abbiamo visto Pantani parlare con Garzelli, se va davanti ad aumentare l'andatura, vuol dire che Pantani ha intenzione di scattare. Attenzione, perché guardate che per me comincia Pantani comincia a guardarsi intorno, a cercare di studiare l'attacco Zülle. Allora c'è Garzelli in prima posizione, Zülle in seconda, Pantani nella scia di Zülle, si volta, guarda, controlla, sta per partire Pantani, Garzelli, Zülle, poi vedete la maglia rosa. Garzelli mi sembra che sia ormai a tutta continua, siamo a 6 chilometri dalla conclusione. Pantani secondo me aspetta gli ultimi 4, quelli più duri, più impegnativi, mentre Tonkov, non riesco a capire se Tonkov sta bene oppure no, perché è sempre lì, ma c'è anche un modo di andare in bici che è impassibile, sta bene o sta male, non cambia ecco, niente. Ecco, non si riesce mai a capire se Tonkov stia bene o stia male, mentre mi sembra che l'ultimo primo piano di Zülle riveli come ormai il corridore svizzero sia al limite delle energie. Mi sembrava che stesse veramente soffrendo. Due uomini al comando, Cerqueti. Si volta Kamenzin, dietro c'è Bettini. Kamenzin guadagnato un paio di metri, meno di 6 km al traguardo. Poi Garzelli portato al comando da Pantani. Poi Zülle, si vede anche la maglia verde di Cepe Gonzalez sul lato sinistro della sede stradale. Insiste Kamenzin sui pedali, si stacca Bettini già a 15 metri per il campione di Svizzera, che ricordiamo è al quinto posto della classifica generale della linea. Attenzione che ecco scatta Pantani. Parte Pantani, Kamenzin è partito, è stato il primo a partire. Attenzione, nella scia di Pantani c'è Tonkov e poi per Zülle. Ed ecco la tanto attesa battaglia, la bagarre inizia con Pantani, ve l'avevo detto, si era portato nelle prime posizioni, incominciava a guardarsi Gianni. Sì, il primo a scattare è stato Cepe Gonzalez, allora è scattato Pantani che lo ha subito raggiunto, portando su Cepe Gonzalez anche Tonkov e Zülle e dietro Miceli e poi Guerini. Questa è la situazione, dunque la maglia verde di Cepe Gonzalez con la maglia rosa Pantani, poi Tonkov, poi Zülle, poi Miceli, poi Guerini. Intanto Bettini ha raggiunto Kamenzin, questa è la situazione, ci sono 50 metri fra i due di testa e gli inseguitori che sono in 6 a te la linea. E intanto il gesto di sfida all'inizio dell'attacco è stato il lancio del cappellino, mentre Kamenzin riparte, dovrebbe proporre Kamenzin l'attacco di Tonkov. Vediamo se il russo è in grado di trovare in Kamenzin il punto d'appoggio, mentre con la maglia verde di Cepe Gonzalez, nella scia di Cepe Gonzalez c'è ora Pantani, Pantani che pedala splendidamente, poi Tonkov, poi eccoci Zülle, poi Garcia, poi Miceli, eccoci con Guerini inquadrati nell'ordine. Questa è la situazione, mentre cede Bettini e sta cedendo anche Garcia, lo spagnolo che ora vedete si sta portando in ultima posizione dopo aver fatto il buco, cioè dopo aver creato un distacco che però vediamo, ecco Bettini perde contatto, è sempre il colombiano che fa l'andatura con Pantani in seconda posizione, Tonkov in terza e poi Zülle in quarta, poi ecco Miceli, Guerini e Bettini. Bettini che è al gancio, però rimarrà per poco. Intanto è cambiata la strategia di Zülle, che questa volta ha risposto all'attacco di Pantani. Anche Tonkov è stato prontissimo subito sulla ruota di Pantani, mentre adesso è Cepe Gonzalez che sta tirando con Pantani
a ruota, ecco, siamo a 5 km dal traguardo, tra un chilometro svolteranno a destra e cominceranno i 4 km più impegnativi con una pendenza del 12-13%, 400 metri e 50 di dislivello. Mentre Camenzin, lo vedete sulla destra, è stato ripreso, ora si porta in coda al gruppetto mentre continuano gli scatti di Gonzales. Cerqueti, raggiunto Camenzin, è ripartito Cepe Gonzales sui pedali, ma non lo molla di un centimetro Pantani, dietro Tonkov, poi Zulle, poi Camenzin, a meno di 5 km all'arrivo della linea. E può essere Gonzales l'apripista per Pantani, come ieri è stato Guerini, oggi potrebbe essere Gonzales l'uomo giusto per lanciare il contrattacco di Pantani. Eccoli dall'alto, rimaniamo con questa posizione, maglia verde Gonzales, ora parte Pantani. Avete visto, i due si sono guardati, c'è stato un cenno di consenso da parte di Pantani ed ecco che parte Gonzales con nella scia Tonkov, poi Zulle, poi Camenzin. Ecco che la regia ci ripropone, vedete Gonzales lo guarda e avete visto il cenno di il sì di Pantani. Sentiamo Bulbarelli. Non vuol mollare Bettini, era in ritardo di 30 metri, li ha recuperati, adesso si è accodato al gruppo maglia rosa. Hanno perso contatto invece Noè, Jecker, Clavero, Faresin, Garzelli, Meyer, Codol, Tronca, Secchiari, Rubiera e Garcia, tutti questi sono staccati. Mentre tenta di staccarsi, ma in testa, che è quello che conta in questo momento, Gonzales ancora all'attacco, Pantani, forcing di Gonzales, poi vedete Tonkov, poi Zullo e parte Pantani, attenzione, parte, scatto di Pantani, scia di Pantani si è portato Tonkov, nella scia di Tonkov Zulle e ancora Pantani a riproporre l'attacco con Camenzin in quarta posizione, poi tiene bene Guerrini. Poi eccoci con Miceli nell'ordine in difficoltà. Allora sempre Pantani che scatta con Tonkov in seconda posizione, regge bene oggi Zulle. Allora sentiamo Cerqueti. Si è quasi fermato Cepe Gonzales che ha fatto cenno alla sua ammiraglia, si è toccato mi sembra la gamba a destra, problemi fisici per Cepe Gonzales che è in chiara difficoltà, la sua ammiraglia lo ha spinto, lo ha incitato ad andare avanti, a non mollare proprio adesso che sta per arrivare la fase più dura della salita della linea. E intanto vedete Alvaro Pino, il direttore sportivo, che sta protestando con Cepe Gonzales, c'è una discussione tra i due, ma mi sembra che sia molto più importante rimanere. Ecco che sta scattando Bettini. Di Bettini. Adesso comincia il tratto più impegnativo e Bettini che è partito di nuovo, ecco proprio adesso, vedete svoltano a destra e qui comincia il tratto più impegnativo. Prima Pantani non è scattato, si è portato al comando, attenzione, ma potrebbe farlo adesso. Non ancora, vedete che stanno ancora aperti, aumenta l'andatura Pantani, scatto di Bettini che ha praticamente smentito tutti i pronostici, sembrava, e anche tu ci hai ricaduto, no, perché ma adesso avevi detto, vedrai attenzione che si rialza. Bettini, riparte Pantani, Bettini si porta sulla destra, riscatta ancora Pantani. Vediamo che Zulle comincia a perdere terreno, Tonkov invece si mantiene molto bene nella scia di Pantani, mentre Zulle preferisce non rispondere agli scatti, risponde agli scatti di Pantani invece Tonkov, mentre ecco che esce Guerini, mentre ecco che esce anche Miceli, mentre in difficoltà vedete Zulle e poi Camenzin. La telecamera ora è nella scia di Pantani e di Tonkov. Allora Gianni, Pantani si è alzato gli occhiali, Tonkov dietro, ci sono 6-7 metri di vantaggio su Guerini, sui pedali anche Miceli, più indietro Zulle, sui pedali Pantani, la maglia rosa, dietro Tonkov che rimane abbastanza composto come stile, ancora sui pedali Pantani e dietro adesso in terza posizione Miceli, in quarta c'è Guerini a tela linea. Mentre perde contatto Zulle, rimaniamo sui due battistrada, Tonkov nella scia di Pantani, mentre si difendono molto bene sia Guerini che Miceli. Siamo ormai in vista degli ultimi 3 chilometri, strada ampia, asfaltata, ecco sulla sinistra Tonkov, sulla destra Pantani, ora va al comando Tonkov, mentre ecco che sta arrivando Miceli, grande prova di Miceli anche oggi. Ecco Guerini, le prime quattro posizioni affiancati
Tonkov e Pantani. Poi nella scia dei due c'è Miceli con Guerini in quarta posizione.